affrontare le dinamiche simboliche dell'attaccamento a livello verbale della relazione. Ok. Va benissimo. Cioè, cosa succede quando è la conoscenza implicita del paziente che traspare, giusto? Non c'è una rappresentazione mentale sul simbolico di Mapucci, non so se tutti la conoscete, il suo prezioso lavoro su cognitivismo e psicanalisi, ma è un'ottima domanda. Quando è nell'agito sostanzialmente, lo accennava Fabio, ma va benissimo. Allora, abbiamo fatto domande molto ben fatte e molto ben finite. Io l'avevo affidato alla memoria di Fabio, in realtà pure Skype e il modello operativo interno che aveva. Poi c'è sicuramente l'integrazione un caso clinico prezioso che potrebbe introdurci con una realtà clinica, andiamo col discorso e andiamo a tutti la parte. Questo si può, per la verità, lo sapete. Vedi la memoria per esempio di come va, cioè, va bene, facciamo 1 o 2, casomai dobbiamo qualcosa per meglio. È interessante perché appunto sarà tempo di mostrare una diapositiva, però di fatto nel periodo della scelta degli interventi entra in gioco diverso. Sicuramente lo stile di attaccamento è il paziente, ma lo stile di attaccamento è una bella. Ovviamente ci sono delle indicazioni, anche così ne vanno, cioè per me c'è un attaccamento sicuro o insicuro del terapeuta, non si sente? Così? Questo sembra andare meglio, vero? Allora, l'argomento mi sembra molto interessante perché noi stiamo cercando di vedere se si può fare una ricerca in questi termini, perché poi di fatto il terapeutico, un attaccamento insicuro o addirittura disorganizzato, poi di fatto colludono con delle richieste insicure e immature del paziente. Per cui, non mi ricordo la ricerca di ieri, se di Imsarot del 2000, andate a valutare proprio questo tipo di risposta. Per esempio, il paziente che dice, dottore, mi deve dire se devo lasciare la mia età. No, lo chiedi se deve lasciare la fidanzata. No, cioè mi deve dare queste. È chiaro che il terapeuta generalmente dice, ma questo non riguarda il nostro contesto terapeutico, perché non mi sento di dare una risposta. Però su questo poi parte tutta l'aspettativa del paziente, della delusione del paziente. Quindi in questa ricerca di Imsarot risulta che infatti i terapeuti che hanno un attaccamento insicuro e soprattutto disorganizzati rispondono, colludono con le richieste del paziente molto di più, mentre invece per avere un attaccamento sicuro non rispondono, non colludono, ma rispondono a dei bisogni superiori, come dire, no? Più maturi del paziente. Quindi questo è un elemento molto importante, ma c'è poca ricerca a riguardo. Il mondo è bello perché vario, a me mi rimette in una ricerca che non va direttamente in questa direzione, ma ci si avvicina, ed è i pazienti con uno stile di attaccamento didattico vanno meglio con una terapeuta comportamentale, quali se resta questo va? Ok. Allora, dicevo, la ricerca è carina. Chi va meglio con la terapia del comportamento? E sono i pazienti in tanti. Chi è in l'azione? Chi è che fa il terapeuta del comportamento vecchio stile? In tanti. Quindi, tra i tanti ci si capisce. Cioè, ci si tiene, si trova più facilmente la giusta distanza e non c'è una rottura d'alleanza perché il terapeuta non rispetta quella distanza e anzi addirittura la considera un qualche cosa da correggere. Errore gravissimo, perché correggere un modello operativo interno d'attaccamento che si è formato a 2 anni, che è ampiamente nella memoria implicita, è una scelta perdente. Casomai dopo che si hanno potuto
toccare con mano gli evitanti, grazie a un terapeuta evitante, che qualcosa si può fare, bisogna vedere se il terapeuta riesce ad aprire ad altre possibilità. In questo caso potrebbe cumulare, come dire, il buon esito del primo intervento fatto sulla base di accordiamoci che noi stiamo a una certa distanza, ok? Questa è una ricerca indiretta, mentre chi va meglio con una scelta di una terapia di orientamento psicodinamico, genericamente più psicodinamico, quelli con i pazienti con l'attaccamento resistente, che si perdono in 10.000 descrizioni, che va benissimo, perché chi ha voglia di fare interpretazioni. E le interpretazioni, se tu ti avvicini, non correggono di certo il modello operativo del paziente, però, come dire, ci si trova a casa il paziente, è roba familiare, insomma. Ecco, questa è stata fatta, ed è stata fatta bene, una buona ricerca e integrazione di quello che diceva Fabio. Che cosa potremmo trarre da questo insegnamento? Che è vero, secondo me, che il terapeuta con una storia di attaccamento disorganizzato, cioè secondo me la grande maggioranza di tutti noi, che dico sempre, se non avessimo avuto una strategia controllante accudente da tenere a bada il nostro attaccamento disorganizzato, eravamo perduti da dormire. Giustamente continuiamo a fare gli accudenti e scegliamo una professione accudente. Ecco, è vero quello che dice Fabio, quindi, che la ricerca dimostra che gli attaccamenti disorganizzati del terapeuta sono un fattore di collusione, ma sono anche un fattore di empatia. La cosa c'è a due facce, quindi un terapeuta che sappia del suo attaccamento disorganizzato forse delle carte in più. E questo quadra con una vecchissima osservazione di Arieti, vecchio Silvano Arieti, che se lo ricorda più, che diceva che in fondo quelli che lavorano meglio con gli schizofrenici sono quelli che un pochettino da quelle parti hanno transitato nel corso della loro vita, sanno di che si tratta. E poi l'ultima, che non è una cosa da poco, una grandissima disorganizzata, no? Mascia Linea le fa vedere le cicatrici di quando si cambiava. Lei ti diceva che, lo posso dire, mica sto perdendo la privacy di Mascia Linea, lo diceva ogni volta che litigava con Kerber. Dice, ah, secondo te è per questo che ci si taglia? Guarda un po' qua. No, non è per questo che ci si taglia, ti racconto perché ci si taglia. E ha fatto degli interventi sull'autolesività, Mascia Linea straordinaria, lo sa. Quindi volevo mettere queste osservazioni a, come dire, completare quello che viene fuori da uno schema di ricerca valido, però teniamo conto della molteplicità delle realtà umane e probabilmente troveremo che ciò che è un ostacolo può diventare un vantaggio se sottoposto, chiedere ad Antonio Semerari, a un buono sviluppo di capacità riflessive del terapeuta. No? Senza quello è chiaro, la ricerca fa una vita. Collusione basta e collusione negativa. Va bene, forse aggiungerei un'ultima cosa qua, perché questo non è stato detto esplicitamente: qual è la collusione peggiore che io sappia dei terapeuti che hanno un attaccamento disorganizzato, cioè la maggior parte di tutti noi? È il diventare molto curativi con questo tipo di pazienti, cioè stimolati continuamente il sistema d'attaccamento. Succede un disastro. Però il terapeuta che viene da un attaccamento disorganizzato, che ha sviluppato una strategia controllante, accudente, non resiste alle richieste di soccorso, mi dia un consiglio, mi aiuti, collude, risponde, e il problema non è tanto che risponda e va fuori un pochino dalle regole originarie della condivisione degli obiettivi, perché non era quello l'obiettivo, e certamente anche questo sul piano formale, ma il punto grave è che continua a tenere attivo il sistema di attaccamento del paziente. Quindi rischia assolutamente l'esplosione delle fobie degli stati interni. E non lo sa. E più il paziente segnale in risposta o un atteggiamento punitivo o un atteggiamento di ritiro rispetto al terapeuta, due tipi fondamentali di rottura dell'alleanza, secondo Safran e Muller, no? Rottura per confronto aggressivo e rottura per ritiro. Ecco, quel terapeuta insiste con l'operatività. E vabbè, su questo ci sono dei casi clinici interessanti, un caso clinico di un collega inglese che ha portato in un libro sull'argomento una sua esperienza di supervisione con una terapeuta così, con un risultato terrificante. Cioè alla fine la paziente era la persecutrice della terapeuta e veniva la terapeuta così operativa percepita come una persecutrice, come una situazione senza via d'uscita. Questo era giusto per, da un lato, confermare questi pochi dati che vengono dalla ricerca, ma anche per dire
è interessante considerare le cose da tanti punti di vista insieme. Aspetta la domanda dello Skype, no? Non so se era riferito alla internet in generale, però sono stato sconvolta e al congresso europeo. Praticamente quello che emerge è che hanno fatto moltissimi lavori con tantissimi casi utilizzando appunto terapie che sono state condotte attraverso internet, però non attraverso Skype, perché Skype lo facciamo anche noi, cioè io lo faccio perché ho avuto 4 pazienti che stanno in 4 posti diversi al mondo, quindi per mantenere la continuità terapeutica bisogna farlo, non ci stanno in questo senso che io sappia delle ricerche, però ci stanno sulla internet therapy, che secondo me è sconvolgente, ma sconvolgente è un senso negativo, perché praticamente questi hanno lavori di sveglia, sì, che non so, però dico, ma con i nostri pazienti funziona, e hanno portato un numero enorme di casi clinici e di terapie che funzionano, ma sono terapie che funzionano attraverso scambi scritti, che secondo me, Antonio, ma è una cosa terrasca. Per cui sulla Skype Therapy io non lo so, ho delle piccole riserve, molto piccole, perché secondo me è l'unico modo di mantenere una relazione che già è stata avviata. No, per cui piuttosto che cambiare una terapeuta, dopo comunque 2 anni, 3 anni di lavoro, pazienti per dei strumenti. Però non conosco dei lavori in proposito, ma sulla internet terapia voglio sapere solo cosa pensano loro, perché anche a me non so. Nonostante questi svedesi e olandesi abbiamo portato un sacco di dati, con tantissime pazienti e tantissime terapie, io e tanti altri, il mio ragazzo, eccetera, abbiamo avuto delle sensazioni di vita dal senso. C'è proprio un caso clinico, sentivo qui, in privata sede, che riguarda esattamente questo punto in termini di esperienza vissuta. Mi riaggancio quindi alla domanda su Skype e anche alla domanda di come fare ad integrare questi stati mentali di fobia della vicinanza e fobia della lontananza. Parlatevi di un caso clinico, chiameremo Viola, che è una donna di 35 anni, che io vedrò di persona solo una volta. È una donna che abita a una cinquantina di chilometri da dove vivo io e lei decide, dicendo che era distante, mi chiede se la terapia poi si poteva fare su Skype. Dopo, la prima volta ci siamo viste, io ho valutato, poi vi dirò perché, ho accettato che potessimo farla su Skype. Viola arriva e mi porta, nel tragitto che era venuta in treno, riflette su che cosa dirmi e scrive nel suo SMS, nel suo telefono, un lungo messaggio con cui si presenta e me lo invia anche. Questa modalità di scrivere è una modalità che Viola autonomamente fa e che poi è diventata molto importante per far rendere consapevole la signora di queste due forze interne di cui lei non aveva consapevolezza. Rideva una volta una e una volta l'altra. Quindi questa cosa di scrivere è stato un passo molto importante ed è una cosa che Viola ha fatto spontaneamente, che io ho accettato. Questa è la formula con cui si è presentata. Qualcuno di voi la conosceva già, e gli altri invece sanno una cosa nuova. Ho 3 amanti. Il secondo è subentrato per attenuare il dolore del primo. Il terzo per quello del secondo. Ora anche il terzo mi fa male. Ha 3 amanti e un marito. In questa signora è anche un medico, quindi ha anche una vita professionale impegnata, se non trova tempo di avere 3 amanti e un marito, non ha figli, ha 36 anni. Attenzione qua, il dolore c'è quando mi sento abbandonata e non voluta, non pensata, e questo scatta per un niente. Quando non mi rispondono al telefono, mi viene da pensare che si sono arrabbiati, che ho fatto qualcosa di male o che siano morti, e vado in panico. È un dolore che non lascia vivo nulla intorno a sé,
che ti svuota il corpo. Lei descrive anche fisicamente una sensazione proprio di totale svuotamento, totale mancanza di energia. Entra proprio in questa angoscia di essere sola, non mi pensa, dice, non mi hai in mente. Dal canto loro dicono che sono fredda, bugiarda, qui c'è una parolaccia che vi prendo per me, che piace troppo agli uomini e a me loro, che do i numeri e che mi piaccio troppo. E per tutto questo fanno un passo indietro e non mi stanno troppo vicino. Immaginate con che uomini questa donna si veda e che cosa può attirare in loro, che danza iniziano a ballare queste persone. Dicono che solo così può durare, non è qui, ma c'è un dolore più grande dove non c'è suono, colori, significati, tutto è sul punto di morire, ma fermo, un'agonia immobile, muta, eterna. Lei lo chiama anche il sottosopra dopo aver visto un telefilm Strange Things per farmi, ed è un mondo, lei dice, che è il parallelo di questo, dove si entra, dove usa una metafora che poi mi pare l'abbia usata anche Goethe, lei la chiama simile a Goethe, dice che l'aria si apre e si richiude attorno a me. Cioè sta descrivendo che cosa? Uno stato dissociativo. E per giunta lei dice che deve trovare delle porte per rientrare da questo stato dissociativo e le viene un'angoscia enorme perché non sa dove sono queste porte, non sa come tornarci. Ma ora non sono in questo posto. Arrivava spesso prima, quando questi uomini non c'erano, quando c'era solo mio marito. Mio marito. Non prova attrazione sessuale per lui. Lei riesce ad avere attrazione sessuale solo nel momento in cui questi uomini si sente distanti. Solo così riesce ad avvicinarsi. Ma è l'unico uomo che concretamente fa qualcosa per me e che mi ha sposata. Questo marito che è accudente, contemporaneamente dove vive, non vive con lei, ma vive distantissimo, vive in Arabia. Un ingegnere in Arabia e quindi la accudisce ma sta distante, che si lamenta della distanza di questa donna, ma contemporaneamente ci sta, che pur avendo scoperto il blu il tradimento di questa donna che ha tre amanti continua a starci, che è l'unica donna che ha voluto sposare quest'uomo. Con lui alterna un essere fredde, stronza e sprezzante con una bambina impaurita che gli chiede di non abbandonarla e proteggerla. Questo è stato il biglietto di apertura, come si è presentata. Mentre mi parla è evidentemente in uno stato, diciamo, dissociativo perché è estremamente confusa. Riesce a tenere le fila perché ha scritto questo foglio e mi chiede, mi dice, è molto lontano questo posto da me, considerate che io la vedo a Fano, questa sta a Rimini, quindi la distanza non è enorme, e dice, io posso continuare solo se posso vederla via Skype. Accetto questo tipo di setting e la vedrò via Skype. Capito ovviamente perché accetto, perché la signora vuole via Skype. La signora continuerà a fare fotografie, dunque questa è stata la prima seduta e siamo a settembre 2015. In seconda seduta mi porta, sempre lei che scrive, che si monitora, questa signora di vantaggio ha che è una persona colta, ha comunque una capacità introspettiva, ed ha capito bene, leggendo dei libri suoi, che deve fotografare ogni momento in cui si sente male. Quindi cosa fa? Prende il suo cellulare e prova se l'attivazione non è altissima, perché altrimenti non riesce a fare niente, cioè qualcosa fa, ma non sicuramente scrive. Guardiamo questa cosa e poi cerco quindi di rispondere sia alla questione di Skype, sia alla questione che cosa è successo con questa signora, perché gli SMS sono stati utili, come questa signora si è resa conto di avere due forze opposte.
Mi dà estremamente fastidio la vicinanza degli altri, sia le manifestazioni di affetto, sia la vicinanza fisica, che trovo disgustosa, sporca. Cioè, questa signora racconta di una collega che la invita a passare 2 giorni con lei, a casa sua, alle terme. Questa qui, e questa si comincia a vicinare, si dice, ma perché Viola non andiamo alle terme insieme? Possiamo stare bene? C'è un camino? E lei comincia a sentire e a dire, questa ci vuole provare, questa mi violenterà. E comincia a dire, io dico, ma che mi spieghi meglio, ma che sensazione ha? Una lumaca, una grossa lumaca che mi sta venendo vicino, e comincia a spaventarsi. E si spaventa così tanto che questa, che è un'amica, lei non lo vuole proprio più incontrare. Questa amica, però, che è abbastanza sensibile, risponde rispettando la distanza. Però lei ormai ha avuto questa esperienza che questa si vuole avvicinare troppo, e che cosa fa? La tiene perennemente a distanza, dice, no, questa qua è lesbica e vuole, senza neanche, ammesso che fosse lesbica, però non ha nella sua mente neanche la percezione che anche qualora fosse lesbica potrebbe dire no, io non ci sto, punto, no, succederà qualcosa di terribile e io non ho scampo. Allora, poi, mi accorgo che mi crea molta ansia spostarmi da Rimini, probabilmente per un senso interno di solitudine, per la mancanza di una vera figura di riferimento. Cioè, questa signora cerca comunque, qual è il problema gravissimo? Che lei è in continua, la continua ricerca di una figura di riferimento, ma se sono caldi e vediamo questa amica, si spaventa tantissimo, deve distanziarsi, le scattano delle fantasie, le donne sono tutte lesbiche, gli uomini sono grandi lumache, fa addirittura un sogno che mi riferisce, porta tantissimo materiale, scrive tutto e dice che vede questo amico che nel sogno, lei lo identifica questo amico sempre un collega, un altro di quelli che vogliono avvicinarsi, che è un grande zombie in putrefazione, che le si avvinghi attorno e lei vuole staccarsi da questo zombie, ma nel momento in cui si stacca, questo zombie le lascia pezzi di sé addosso, inquinandola, sporcandola. L'altro aspetto spesso dell'attaccamento disorganizzato è che queste persone hanno un'idea di sé terrificante. Quello che è successo loro li ha sporcati. La signora fa parte di un mondo, e qui ricito il telefilm Strange Things, come la bambina 11 che era stata rapita piccolissima e ha vissuto con i ricercatori, lei è schifosa, quindi lei anche per questo deve stare un po' distante, vuole la vicinanza alla fine. Contemporaneamente chi le si avvicina sono disgustosi, le femmine sono delle lesbiche, i maschi sono questi zombie che le lasciano addosso pezzi terribili di sé, e contemporaneamente sente sempre questa profondissima solitudine. Ora, Skype è stato scelto, la risposta credo che sia abbastanza ovvia, senza neanche bisogno che io, pensate, se io sono una femmina, sono praticamente una coetanea, sono ascrivibile alla categoria che qualsiasi cosa faccio, se anche mi avvicino un pochino troppo, potrei essere immediatamente neutralizzata come lesbica, cioè qui è un attimo che io sto anche ferma quando sono su Skype, e quindi consento a lei, io la vedo, le terapie sono velocissime, durano al massimo 40 minuti, lei dice ho bisogno di andare, devo andare, arriva sempre in ritardo e finisce sempre un po' prima, la vedi proprio che soffre e comincia a smuoversi, e glielo concediamo, glielo lasciamo, perché sta cercando di regolare, di trovare quella misura che le consente di lavorare con me senza spaventarsi e senza attaccarsi troppo. Questi messaggi sono stati utilissimi per farle vedere come coesistono queste due cose. Lei ricorda come un passaggio importantissimo, una frase che io le dissi, perché nel tempo l'evoluzione è stata che ha liquidato 2 amanti ed è rimasta quota 2, marito e un amante. Marito che vive quindi in Arabia e l'amante che è un soggetto come lei. E qua io a un certo punto le dissi, quando lei cominciava a lamentarsi che questo non voleva dormire con lei,
E disse, ma a lei va bene così? Questo è l'unico modo, perché altrimenti non le piacerebbe. È unito a tutti i messaggi che io, che rileggevamo insieme, è come se improvvisamente questa donna ha avuto un istante, ha avuto la consapevolezza della coesistenza di queste cose. Sono stati utilissimi, quindi tutto il lavoro dei messaggi. Lei ricorda quel momento come un momento di svolta, perché è uscita poi da una strategia, da una modalità che le faceva perdere tantissima energia. Perché cosa faceva? Quando questo si allontanava, lei cominciava ad essere insistente, era una cosa terrificante per richiedere la vicinanza di questo che, essendo disorganizzato come lei, immaginate come rispondeva. Contemporaneamente tutti quelli che si avvicinavano, lei si allontanava. Lei ha cominciato a smettere, una volta che ha capito questo punto, di chiedere a quest'uomo: dammi con me, stai con me perché non mi vuoi. E questo ha sortito ovviamente un effetto in quest'uomo, che ha ridotto la vicinanza. E le cose stanno andando un po' pericolosamente per quest'uomo, perché si sta quasi ribaltando la situazione. Contemporaneamente stiamo sperimentando a capire, a sentire, ad esplorare che cosa succede nella vicinanza. Siamo arrivati a questo punto. Considerate che la nostra terapia è iniziata a settembre, sono passato un anno, ma per giunta abbiamo capito anche moltissimo della dissociazione, ci sono dei trascritti che però non ho qui, e abbiamo trovato anche le porte per la dissociazione. Tant'è che i bisogni dissociativi sono ridotti tantissimo, come un volume, ma nel frattempo se i colleghi vogliono riflettere. Il marito sta, però in qualche modo il marito sta, perché l'ha vista, aveva beccato i messaggi, però anche il marito è disorganizzato, accudente, quindi sostanzialmente è una situazione dove nessuno deve fare tanti passi, perché non sono nella condizione di rottura da questa situazione. Lei forse è quella un po' più avanti, perché è l'unica che fa qualcosa per sé, l'unica degli altri sono fermi. L'amante si fa di eroina, ogni tanto il marito fa il super imprenditore in giro per il mondo, lei cerca di riflettersi. Solo un commento, perché credo che ci passiamo le opinioni suscitate dal caso, che mette bene in luce il problema della doppia follia, no? Il commento è dunque un intervento della terapeuta in un momento in cui attiva la parte emotiva della personalità. C'era un pep strano nelle diapositive che poi ho saltato, che voleva dire: nella teoria della dissociazione strutturale di Van der Hart, Noilus e Kettistil, che è infinitamente utile, la doppia follia degli stati interni è la base della dissociazione strutturale. La dissociazione strutturale è una mancata integrazione tra stati del io separati, rappresentazioni di sé separate da una associazione. Allora, si chiamano parti emozionali perché sono costruite intorno all'emozione. C'è una parte emozionale dissociata che è costruita sull'emozione di tante altre, ma intanto sull'emozione di paura della vicinanza, e un'altra che è costruita su paura della pelle. Sono due parti del mio separate. Secondo la teoria della dissociazione strutturale, probabilmente riuscendo a integrare queste due, si riesce a lavorare anche sui casi di personalità multivalente, cioè quando le parti separate della personalità non sono centrate su questi due, ma sono molteplici. Questa fa parte di una certa teoria che loro distinguono, chi è diviso in due, chi è diviso in tre, in quattro, in cinque, in sei, in sette. Più aumenta il numero delle parti separate, più ci si avvicina al quadro clinico classico del disturbo dissociativo dell'identità, le vecchie personalità multiple, no? Ma anche in questi casi estremi, secondo una cosa che potenza soprattutto Homo Van der Hart, che è un ottimo terapeuta, se si riesce a beccare queste due e a metterle insieme, il lavoro tocca il punto essenziale, può non essere necessario lavorare sulle tante altre personalità.
questa è una piccola notazione, diciamo, per sottolineare quanto è importante questa integrazione, ma tornando al commento, qual è il punto centrale? E quando, stando lei, la paziente, in un certo stato, in una certa parte emozionale della personalità, legata sulla paura della perdita, non vuole venire a letto con me, non mi pensano, l'intervento del terapeuta breve e non didattico, non psicopedagogico, dice, ma questo ti sta bene. Cioè la terapeuta parla all'altra parte emozionale della personalità, in un momento in cui è presente la prima. In quel momento che la paziente coglie, le due parti sono presenti sul palcoscenico della presenza. E questo è l'inizio dell'integrazione. Cioè, per quanto sembri strano dirlo, l'integrazione in realtà è concettualmente, praticamente difficilissima, ma concettualmente molto semplice. Si tratta di riuscire a beccare una parte separata e non integrata quando è presente l'altra. Mentre invece noi tendiamo a interagire, concludendo inconsapevolmente, con le due parti separatamente, senza notare che sono separate. Che era quello che cercavo di dire, guardate che non è un conflitto, è una dissociazione, quindi richiede altre procedure. E la procedura base è questo congiungimento. Su questo, detto in altri modi, sono d'accordo, Marcia Linea, Otto Kerber, lo dicono in altro modo, ma sono tutti d'accordo. E naturalmente gli psicotraumatologi che nominato, noi non spandellare. Quindi è invariante. Risposta alla domanda, caso clinico, che risposta brevemente, quando il paziente è in uno stato, tu nomina l'altro stato. Se lo fai con perizia, competenza, sapendo quello che stai facendo, avendo notato, c'è la possibilità che per la prima volta veda le due parti di sé. Cioè in quel momento si forma una funzione metacognitiva, per usare, che per me è la mia, sovraordinata, prende forma della relazione, quella permette di vedere ciò che non è stato mai visto o è stato sempre intravisto. Questo anch'io c'ho un caso più di senso. Sì? Questo paziente fa, perché non è che questo intervento l'abbia, ma lei all'inizio, lei cosa fa? Va ogni sera a casa di questo e poi finisce anche lui gli dice ok, ne parli, vai, e non lo fa dormire a casa sua sempre. E questo scatena il mondo. Quando lei torna a casa e sta malissimo, e che cosa farebbe questa parte? Prenderebbe il telefono, dire io non ce la faccio più, io ti lascio, oppure cosa peggiore, si è fatta una passeggiatina nell'argine di un fiume, nel parapetto, per così un po' particolari. Lei adesso si stende su un divano, che è il suo pensatoio, e si dice, cerca di integrare, dice, ma in fondo sei tu che ti va bene così, che lo vuoi tenere lì, perché tu non fai niente, non è che lasci tuo marito e poi ci vai veramente, ti accorgi come se lei stessa abbia imparato a richiamare l'altra parte, e questa è la sede. Esatto, cioè che sarebbe come dire, al principio, come dire, altro principio da ricordare, che la doppia fobia degli stati interni ha come cura l'accostamento delle due fobie, una accanto all'altra. Conoscere tutte e due, non occorre una desensibilizzazione operata dal terapeuta, ben venga se si riesce a farlo nel contesto della seduta, nel contesto dello scambio clinico tra terapeuta e paziente ovviamente, ma in realtà il paziente lo fa da sé, correggendo una paura richiamando l'altro posto, si inducono tutte e due l'intensità, quindi diventa meno potente lo stato emozionale collegato alla separazione, diminuiscono le esperienze dissociative, di derealizzazione e depersonalizzazione che questa paziente ha descritto, direi letterariamente, non si vede, non sia la depersonalizzazione della derealizzazione. Si abbattono, si riducono. Questo naturalmente diventa incoraggiante per il paziente e così via. Si innesca una specie di circolo virtuoso da sostenere. Il problema nasce quando questo si riverbera dentro la relazione terapeutica, il terapeuta che è diventato ottimista su come stanno andando le cose non è preparato. Perché allora non lo coglie proprio quando gli si presenta nella relazione con lui o con lei. Ed è altra cosa che vorrei dire. A conferma di quello che vi dicevo, qui c'è una straordinaria decisione di alleanza terapeutica condividendo un metodo, il metodo Skype. È così importante l'alleanza che il metodo Skype è pessimo e resta pessimo,
ma è più importante l'alleanza, è stata ottenuta così, dicendo che tu mi fai questa proposta, mi indichi questa modalità, io in qualche modo la capisco, tu ti accorgi che la capisco, e questo è un altro elemento fondamentale, quindi mi fai, come dire, la coscienza supplente indirettamente, e l'alleanza si forma. Di esempi di alleanze paradossali ce ne sono molti, alcuni terapeuti hanno fatto alleanza col paziente che dice io non vengo più, io mi ammazzo, lo dice per 4 anni, e a ogni seduta rispondono accettando questa, e magari commentandola, rischiando fra l'altro sul piano legale, perché per esempio lo fa Russell Mills, e Russell Mills dice la capisco, certe volte, come ha scritto un poeta italiano piuttosto noto, anche se non famosissimo, a volte è l'idea della morte che ci aiuta a vivere. Questo viene considerato gravissimo in altri contesti, che c'è un terapeuta che sta incoraggiando l'intento suicidario invece di fare un trattamento sanitario obbligatorio. Se si crede al potere dell'alleanza lo si fa. Se l'alleanza è lì, proposta in questo modo paradossale, la si accoglie. E questo è Skype. Allora, non è buono o cattivo in sé, a quale altro valore lo commisuriamo? Se lo commisuriamo all'identità, alla, come dire, all'autenticità dello scambio, alla ricchezza delle informazioni che non passano attraverso lo schermo, è chiaro che scappa una schifezza la terapia sul schermo, estremamente limitata, piena di limiti gravi, non va fatta, bisogna cercare l'altra opzione, ma se o così o niente alleanza, allora si fa la terapia sul schermo. Questo sarebbe l'altro punto sull'importanza dell'alleanza. E il paziente lo percepisce. E poi c'è molto altro da dire su cosa succede dopo, no, con questi pazienti. Ma intanto mi sembrava importantissima questa notazione. La paziente di cui tu parli lo fa da sé, nel suo pensatoio. Si ricorda dell'altra parte di sé. Questo ricordarsi dell'altra parte di sé è integrazione. Quanto dura il processo di integrazione? Può durare molti anni. Non abbiamo fretta. È la migliore terapia disponibile. Può durare molti anni. Come può durare molti anni? Tema delle lettere. Janet manteneva corrispondenza con i suoi vecchi pazienti per 20-30 anni dopo la fine della terapia. La famosa 30-40 anni, ma lei è andata così, è morto prima Janet. Madeleine è una grave dissociativa. Madeleine è tornata a lavorare in Germania, non ha avuto più crisi dissociative, ha riaccettato la famiglia che aveva rifiutato da cui era uscita, ha accettato di mettere in discussione temi che prima rientravano in un delirio di tipo mistico, per esempio dialogando con la sorella Atea. Cioè Madeleine ha fatto dei passi giganteschi, abbiamo tutto documentato il caso di Madeleine, tra l'altro è scritto in un libro bellissimo, un classico della psicoterapia che si chiama Dall'angoscia all'estasi, proprio perché già lui studiava il passaggio tra i deliri mistici simili a quelli a volte di persone fatte sante, ha trovato per Madeleine che ci aveva le stigma, era stata proposta l'interpretazione che fosse un'altra grande mistica come Gemma Galgani, Padre Pio, che sono diventati santi, e Janet ha dato un grosso contributo a Don Leona Santa, a un disturbo psichiatrico grave, ma non perché lui aveva cose, certo l'ha studiato veramente per vedere se c'erano delle spiegazioni alternative da trovare. Ecco, Madeleine aveva continuamente corrispondenza con Janet, Janet rispondeva con delle breve lettere alle lettere di Madeleine, una volta che ha tardato 2 settimane, Madeleine gli ha riscritto dicendo che succede, si è inquietata subito. Ma Madre poteva benissimo restare a Parigi e continuare la terapia con Janet. Il legame si è formato attraverso la distanza, attraverso la possibilità di uno stile di comunicazione alternativa. Stiamo parlando del primo Novecento, non c'era Skype. Il punto è a chi stiamo parlando, quali caratteristiche ha, come si può lavorare sulle risorse che sono dentro la patologia, insieme alla patologia, per esempio qui risorse grandissime di buona descrizione di stati interni attraverso delle accurate metafore. E questo diventa il problema vero. E su questo, per me, casta anche il problema tecnico e non tecnico. Questa, se volete, è una tecnica.
una tecnica basata sull'alleanza, una tecnica empatica, una tecnica basata su come funziona l'integrazione, su come si creano le condizioni per l'integrazione, su come le si mantengono magari con una rete come faceva Jeannette con Madeleine, per 40 anni, mettere sempre più sporadiche, ma mai stesse. La terapia finisce, la relazione no, con questi pazienti, è un altro dei molti classici. Mai si fida la terapia finita la relazione. Scriviamoci, mandiamoci una mail, non perdiamoci di vista. Vai in Australia, mandi una mail all'Australia, no? Mai chiudere. E questo è segnalato nelle linee guida della terapia di questi pazienti post-traumatici gravi, più seguita, fatta da esperti, ci sono alcune prove di efficacia. Mantenere la relazione dopo che l'integrazione è avvenuta. Una volta avvenuta l'integrazione si mantiene la relazione. Si parla di come va la vita da integrati, ma mica sempre meglio, a volte va peggio, e ve lo dico. Soffro di più adesso. Magari appunto viene fuori un conflitto al posto di una dissociazione, la dissociazione c'è i suoi vantaggi. Ecco, ho messo un po' di cose intorno alle molte cose che ci sono da dire su questo tema, di cui sappiamo poco, come dice Bromberg, perché col suo famoso articolo del 1911 Freud ci ha fatto perdere 100 anni di studio psicoterapeutico di questo tipo di pazienti. Siamo 100 anni indietro. Dove era arrivato Jeannette ci si è fermati. E neanche, perché neanche lo conosciamo. Jeannette è stato tradotto il suo capolavoro in italiano 2 anni fa, per la prima volta, l'automatismo psicologico, un assoluto capolavoro, mai tradotto in italiano, e non più pubblicato in francese per un ventennio, quindi è introvabile. Adesso ce l'abbiamo da Raffaello Ortino. Quindi Bromberg, che è uno psicanalista, membro dell'American Psychoanalytic Association e dell'International, molto stimato psicanalista, dice ci ha fatto perdere 100 anni con la nostra borsa di Freud. Allora, il campo è vastissimo ed è assolutamente inesplorato, non perché non ci siano delle precedenti storici, ma perché le abbiamo lasciate lì per un secolo, poco dopo. Vabbè, mi fermo giusto per dire che ha voglia di cose che ci sarebbero da dire su questo punto dell'integrazione. Le fondamentali però le stiamo toccando, grazie come al solito a un caso clinico. Adesso mi taccio perché chissà che cosa ne pensano Fabio e Antonio. Ma sull'integrazione avrei tanto da dire, nel senso che questo libro che doveva esserci non c'è, che è appena uscito, c'è tutta una complessa procedura su come aumentare l'integrazione in questi pazienti, più o meno sistematizzata, però vorrei dire due cose prima proprio sul concetto di integrazione, perché se non si capisce questo secondo me l'idea di fondo, credo, per cui dobbiamo partire è che contrariamente a quanto appare questi pazienti non sono più contraddittori di noi, non sono più contraddittori della maggioranza degli esseri umani. La contraddittorietà è intrinseca negli esseri umani perché siamo complessi. Un termostato è assolutamente coerente. La coerenza di solito nasce dall'impoverimento. E questi pazienti hanno la ricchezza di capacità, come tutti noi, possono vedere lo stesso oggetto da più punti di vista, possono odiare le persone che amano di più in certi momenti, e questo non è alcuna differenza con le persone normali. La differenza fondamentale è che gli manca lo strumento per governare queste contraddizioni. E perché bisogna governarle? Adesso altro, perché dove sta scritto? Bisogna governarle perché altrimenti il comportamento diventa caotico. Banalmente, cioè noi non potremmo perseguire alcuno scopo a lungo termine se non fossimo in grado di fare cosa, perché poi anche lì secondo me Kerber, anche io un autore che ammiro tantissimo, ma
ha introdotto una confusione con l'idea che integrare significa trovare una specie di via di mezzo, vedere. Integrare, più che trovare una specie di via di mezzo, significa stabilire delle gerarchie di rilevanza che aiutino nelle scelte. Questa è la cosa fondamentale dell'integrazione. Per cui io stabilisco che per me è più importante, ne so, mantenere la relazione con il marito, in questo caso, piuttosto che con l'amante, se mi rendo conto che le due scelte sono in conflitto, sono incompatibili nella pratica dal punto di vista del desiderio, possono convivere tranquillamente, decido qual è più importante e mi impongo la scelta. Quindi integrazione ha a che fare anche con un'altra cosa che è misteriosissima, che è quella capacità che si chiama aggettività e che possiamo chiamare la sensazione, poi ha però degli aspetti reali, di essere padroni a casa nostra, cioè di essere in grado di operare anche in senso controintenzionale rispetto allo stato mentale del momento. Questo è sostanzialmente l'integrazione, niente di particolarmente complicato, è un processo, è quella cosa che ci permette di dire questo è più importante, questo è meno importante, l'altro c'è. Questo è Dostoevsky, nel quel piccolo saggio che ho scritto descrivo quando un personaggio di Dostoevsky attira una fanciulla nella sua casa con la promessa di prestargli del denaro che gli urgeva e ha tutta una serie di stati mentali totalmente contraddittori, direste voi che si attiva proprio lo sistema motivazionale predatorio, sento una tarantola cattiva. Poi si sente un uomo d'onore, sì, però come l'ho accusato di lei, pensa, ma la chiederò in sposa perché io sono un uomo d'onore. E poi pensa, ma questa mi caccia, è una ondata di odio terribile, perché si sente rifiutato. Tutto si svolge in pochi secondi, non si dicono una parola. E improvvisamente prende il denaro, lo dà alla ragazza e la saluta con un bambino. Nel racconto che lui fa, è del tutto imprevedibile quale stato mentale prenderà il controllo del comportamento. Non c'è ai suoi occhi una visione di sé dominante. Lo voglio paragonare a una persona per bene che ha una visione di sé dominante e che si vede questa bella fanciulla e ha la tentazione di approfittare della situazione. Il racconto di questa persona per bene sarebbe semplicemente questo, avrebbe le stesse emozioni, le stesse cose, ma avrebbe un racconto diverso, direbbe, beh sì, lo confesso, quando l'ho vista che ho pensato, però poi mi sarei vergognato, non potevo farlo, e allora ho dato quei 5.000 rubli, è andata così, ci ho rinunciato. Un racconto che si basa su un senso fondamentale di coerenza. Quando non c'è un'integrazione, questa viene meno. Dico due sole cose della tecnica, molto semplice. L'integrazione, poi, come proponiamo di lavorarci, ovviamente, l'integrazione è quindi una capacità di vedere stati mentali diversi, talora opposti, e anche di costruire il loro andamento nel tempo. Cioè la rilevazione è quella cosa che ci permette sia di narrare in modo coerente la nostra storia psicologica, sia di prevederla. Punto fondamentale della rilevazione è che io so che se commetto una bassa azione e approfitto della fanciulla che viene a chiedere del denaro, dopo il mio stato mentale cambia e sarà uno stato mentale negativo, in cui disprezzerò me stesso, mi sentirò colpevole, eccetera. È questa previsione che mi dà il controllo del comportamento. Quella tecnica fondamentale, diciamo, con cui noi proponiamo di aumentare l'integrazione in modo sistematico, cioè in modo tecnicamente orientato come procedura, non come tecnica specifica, ovviamente, con tutta l'elasticità che richiedono il trattamento di questi pazienti,
è la ricostruzione dei diversi stati mentali, il riconoscimento prima dei singoli stati mentali, che va nominati in modo che il paziente possa vedere il pattern, lo stato mentale come un tutto, il riconoscimento dei processi di transizione tra stati mentali e la ricostruzione di tutta la dinamica di transizione degli stati mentali. Questo in pratica, come noi suggeriamo di fare, funzionisce, perché abbiamo alcuni dati quanto ci vuole. Ovviamente con alcuni pazienti non ci si riesce, ma con la maggior parte dei pazienti, stando alla diagnosi di disturbi borderline, le capacità integrative hanno un andamento abbastanza tipico, cioè aumentano, hanno una curva di cose che vanno bene verso gli 8 mesi, cioè sì, e poi una crescita abbastanza più lenta ma abbastanza costante fino all'anno. Per i pazienti che hanno, poi si ha un andamento diverso tra i maschi e le femmine, c'è un effetto di genere molto interessante che va un po' per tutta la metacognizione. Nelle donne continua a crescere e nei maschi si stabilizza in un leggero decremento, cioè i maschi la usano finché gli serve, in generale la posizione. Poi si stufano e bastano, usate e lasciano stare, c'è un effetto di genere molto importante. Questo è un'occasione rara di segnalare. Innanzitutto un accordo totale con quello che l'ha detto Antonio, e poi una piccola differenza che sta in una parola. Io avrei detto che l'integrazione, dopo il passo fondamentale del riconoscimento, quindi dell'avere nello stesso spazio di dialogo condiviso le due parti, ci sono un sacco di strategie che si possono usare per mantenerlo, però sostanzialmente sono d'accordo, solo che avrei usato la parola contestualizzazione più che gerarchia, cosa è importante, cioè in quale contesto mi serve la parte numero uno e la parte numero due. Anzitutto vi posso dire che per come procedo tendo a trovare un nome, non di persona, che non reifichi quella altra personalità, ma reifichi lo stato mentale. E uno dei più gettonati, naturalmente tra quelli che tendo a proporre io nel dialogo, è solo sì e solo no. C'è una solitudine di base, che è invariante. E poi a questa solitudine si risponde, una parte risponde dicendo sì, la voglio, l'intervento della collega, o la paziente. Sta bene che non dica torniamo insieme una volta, no? E una parte che dice no, non la voglio, cerco il contrario, cerco la compagnia. Questo è molto gettonato dei pazienti. Una volta che ci arrivano e concordiamo che per brevità ci serve un nome, solo sì e solo no diventa uno strumento dialogico facile e appetibile da molti pazienti. Dopodiché il problema diventa in quale contesto mi serve solo no? In quale contesto mi serve solo sì? Il punto di vista della teoria motivazionale, che è il punto su cui non discordiamo, ma diciamo, Antonio si è fermato molto sulla metacognizione, sono un appassionato di coscienza, adoro la metacognizione, mi aspetto che finalmente faccia una riflessione sulle attività metacognitive riguardanti il tempo, quello che Gianni chiamava la presentificazione, perché ci manca e con questi pazienti ci serve, ed è una capacità metacognitiva. Inevitabilmente trascurata perché per ragioni secondo me storico-culturali, però ci serve tantissimo di valutare e di misurare la capacità di pensare.